Allora, diciamo le cose come stanno. Io stavo con mia moglie, poi incontro Marcio Cedo, andiamo a fare, io sparisco da casa, nessuno sa dove sto, sto in giro per il mondo, a fare serate con questa ragazza di colore, era una ragazza, adesso è una donna, ma era una bellissima ragazza all'epoca. Finito questa cosa, durata 2 anni con Marcio Cedo, perché era una cosa folle proprio, abbiamo raggiunto il massimo della follia corporea che si può raggiungere, penso, 2 persone, eccetera, me la portai pure alla Biennale di Venezia, tra l'altro, Marcio Cedo, dove c'erano i miei 2 film, In punta di piedi e L'inceneritore, tutti e 2 presentati nella sessione De Sica della Biennale di Venezia. Vado in SIAE, incontro questa donna bellissima, bionda, somigliava, la prima volta che l'ho vista somigliava molto ad Alida Kelly. Alida Kelly era una donna che io ho sempre amato moltissimo quando era giovane, prima di cambiarsi, cioè dopo che si è cambiata il naso, e l'immagine di Alida Kelly mi è sempre piaciuta molto, e questa sembrava proprio Alida Kelly in persona. Mi ha guardato, ci siamo guardati, lei viene da me e mi dice: ma questi pantaloni sono di pelle vera, insomma da lì si inizia, e io gli dico: guarda, siamo tutti come dei carcerati, abbiamo tutti un numero, ti lascio il mio. Insomma, passa un po' di tempo e lei mi chiama, e lì nasce una nuova storia, rilascio mia moglie per un'altra volta ancora, vado a vivere a via Tomba di Nerone, e diciamo questa storia continua molto. In quel periodo io produco però diversi chitarristi, produco il disco di Fabio Mariani, produco il disco del chitarrista del Banco Rodolfo Maltese, e arrivo quasi a produrre il chitarrista della PFM. Infatti vado su fino a Milano, nel frattempo avevo incontrato un'altra donna, una ragazza tedesca con cui vado su a Milano, e vado a parlare con Mussida. Meno male che non ho fatto quel disco di Mussida, perché sarebbe stata una catastrofe, però volevo avere con me sia quello del Banco e sia quello della PFM. Alla fine uscirono questi 2 dischi di Mariani e di Maltese prodotti da me, che però ricordiamoci anche Metal Attack e Metal Italia, eh. Ah, un'altra cosa molto importante, io collaborai con gli Area 2, dove rimase solo Giulio Capiozzo, adesso morto, perché tutti gli Area sono morti praticamente, meno Fariselli e Paolo Copani. Se prendiamo tutte le formazioni degli Area, Eddie Busnello è morto, il primo sassofonista, il secondo sassofonista Massimo Urbani è morto, poi Demetrio Stratos è morto, Giulio Capiozzo, il batterista, è morto. Ricordiamoci che il bassista, il primo bassista degli Area era Patrick Rivas, e Patrick Rivas sostituisce Giorgio Piazza nella PFM, e gli Area prendono Ares Tavolazzi al suo posto, lui è ancora vivo, anche Patrick Rivas per fortuna è ancora vivo, come ancora vivo il batterista degli Area, Patrizio Pariselli. Ecco, questo è un po' il discorso degli Area, e c'era anche Paolo Topani nella prima formazione, Paolo Topani che fa parte degli Hare Krishna insieme al mio vecchio amico cantautore Claudio Rocchi, e Paolo Topani negli anni 60 era chitarrista di un gruppo beat chiamato i Calisti.